Mettiti dietro qua. Ma il sale l'abbiamo messo, il sale. Figo la spilettata. Orata, scusate, sbagliato. Orata spilettata con verdurine. Queste qua sono le verdurine, già sono pronte. Ah, come sono state fatte? Tutte lunghe lunghe, come sono state fatte? Con un attrezzino particolare? Sì, con questo attrezzino. Ah, vabbè, questo. Ma si posso fare anche a Julien. Col coltello, insomma. Sì. Eccole qua, le nostre orate. Sfilettate. Qui è semplice. È una, vabbè, abbiamo prima preparato tutte le verdure. Poi le abbiamo passate in padella con pochissimo olio, su quasi tutto in piedi. Prima le carote e poi le altre verdure. Ah, ok. Zucchine, patate, carote. Ah, pure le patate? Sì, sì. E poi? Poi invece mettiamo le orate. Che succede? E poi prendo un monte, va? E che bello mellone. Un bel melloncino. Niente cappello di cuoco oggi? No, è sulle strade, no. Ah, ci vorrebbe. Vabbè. C'è un cuoco in borghese, guardate, guardate che si fa, si unge il cuoco. Unge, ma pochissimo, giusto per non farlo attaccare. Ah, ecco. Mi piace la carta fuori. E adesso adagi le spigole sto bene. A me piace molto questo piatto perché invece di mangiare sempre l'orata, la spigola, insomma a forno semplice, in questo modo diventa più particolare e poi fate secondo il contorno assieme, quindi già con le verdurine, vero? Sì. Bellissime. Leveremo queste quattro qua. Poi, si coprono con le verdure. Ah ecco, sopra qua si mettono tutte le verdure. Si mette anche un po' di timo veramente, eh? Il timo, wow, non aspetta, non ce l'hai, no? Sì, no, ce dopo la mettiamo. La vado a prendere. Mamma, cioè in questo momento stai facendo tutti i rumori del mondo. Va bene. Quindi? Vado a prendere il timo. Va bene. Il timo da fare. Il timo. Tutto naturale e bio, guardate dove sta il timo. E mo non è la stagione, però c'è. È un po' secco, Pachito, ma non ce l'hai mise l'acqua. No, non è che sì, che è bello. Ah. Poi esce questo. Adoriamo le spezie. Wow, ci sono messi a giornata di sole. Guarda, ci sta l'origano. Sanno tutte le spezie. L'origano. Qua si mette, potete mettere pure vabbù, il prezzemolo se non avete il timo, tranquillo. Sì. A morta su, un po' pesci, ci vuole il timo. Ah, deciso, ci vuole il timo. Eccolo qua il timo, vedete ragazze? Ah, un po' di timo. Ok. Senti cosa, senti, senti. Sentite, sentite. Bello. Posso mettere le verdure? Ok. Sono belle sti verdure, sai? Sono simpatiche, però forse secondo me le dovevi accorciare un po'. Si fanno gli spaghetti di zucchine. E noi li facciamo infatti, con quel ce li facciamo, vedere il video, dai. Comunque si mettono qua sopra, si coprono. Sono molto invitanti, si anche da mangiare così, oppure tu una pasta tipo ste verdure. No, vero? Queste sono le stesse verdure che noi mettiamo sulla pasta. Su quegli spaghetti. Spaghetti di soia, i noodles. I noodles di soia, di riso. Guardate come viene bello sto piatto, è troppo troppo buono invitante. E piace anche a chi non piace il pesce, eh? Viene buonissimo. Sì, perché il pesce poi non si sente proprio. Paghi però una cosa, devi distribuire bene, guarda, cammi se tutto zucchine, cade tutto. No, no, bene. Fai il controllo precise, ah. Che precisione. Il trucco qual è? Il trucco è che le più belle tagliate. E più carine. Giusto il trucco. Poi, guarda. Vedi che carine. Due più carini ci mettono. Pare nei fili di coriandoli. Belle sti verdure. Troppo belline. Ecco. Ho messo pure un po' di curry nelle verdure, ci azzecca. No, qua no. Sì, come ci azzecca. Giù un attimo. Curry più i noodles. Ok, è pronto? 7-8 minuti a forno. Ah, è già fatto. Noi infatti non le accendiamo mai ogni volta. Quando stiamo mangiando il primo dopo le accendiamo.
Che subito si fa. Sì, subito si fa. Mettiti dietro qua. Ma il sale l'abbiamo messo, il sale. Ma il sale l'abbiamo messo, no? Devi mettere un po' di sale. Aggiungiamo un po' di sale. Un pizzico di sale ci vuole. Non tanto, ma un poco ce vo. Quando ce vo, ce vo. Vengo in zigzag. Ma sono belli questi braccialetti che tieni, proprio alla moda, moderni. Si fanno un giovincello. Ma loro non lo sanno la verità, Paghito. Che tu in realtà c'hai 25 anni. Portati male. Portati male. E sembri un vecchio, ma non lo sei, sei giovane. Quella è la verità. Bene. Ma secondo te è più brutta essere? Sembri vecchio, no, sì, o vecchio. Essere giovane e sembrare vecchio, o essere vecchio e sembrare giovane? Essere giovane e sembrare vecchio. Però sei giovane, è meglio che sei giovane. Come essere giovane e sembrare vecchio? Ma significa che ti porti la parolina magica, è sempre parolina magica. Inforniamo, queste due sono avanzate, erano tante, adesso mettiamo nel forno e vi facciamo vedere il risultato. L'abbiamo fatte proprio più noi. E mia mamma non dà fare, guarda mamma, ma tu come accendo la videocamera, fai tutti i rumori del mondo. L'ho fatto un altro, due o tre volte dagli amici. Sempre. Tutti gli amici ti hanno fatto i complimenti, come pure. Ma quello è bello, perché noi pure, a noi piace assai. Se volete esagerare ci mettete pure un filo d'olio. Proprio esagerare proprio. Vabbè dai, già c'era l'olio nelle verdure. Inforniamo. Ecco la nostra bellissima orata sfilettata. Guardate che meraviglia. Pronta da mangiare, vero? Buonissima. Ma questa è proprio bella questo ricino. Cosa? Mangiare è vero? Come vuoi tamo? Ma ciao, mangiamo, guardate come bello. È troppo bella invitante, buonissima. Verdure miste. Buon appetito! No, quella patata di Natale. Vi mandiamo un bacione, tanti saluti. Ciao Paghito, saluta! Ciao! Ciao! Che stai facendo? Ciao a tutti, ciao!